spettatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi ci troviamo al Bar Bistro Taxi in Piazza 20 Settembre a Fano per la presentazione della lista elettorale del Partito Democratico a sostegno del candidato sindaco Christian Fanesi. Dottore, se il PD vincerà le amministrative, che cosa succederà alla sanità? Stiamo a vedere, nel senso che io sicuramente, facendo il medico e lavoro in questa azienda da circa 10 anni, penso di conoscere un pochettino l'argomento a fondo, per cui io non sono di questa regione, non sono di questa città, io abito in un'altra regione, un'altra città, sono romagnolo e abito a Forlì. Mi sono preso questo impegno per un semplice motivo, perché la sanità così non può andare più avanti. Noi siamo arrivati a un livello che non riusciamo più a dare i servizi alle persone. Non voglio sapere chi ha rubato la marmellata, a me non interessa sapere chi ha rubato la marmellata, il colpevole, a me interessa che la marmellata venga rifatta e si possa fare per la gente tutto quello di cui c'è bisogno. Qui la sanità sta andando male, per cui io a queste condizioni non ci sto più a lavorare e penso che le persone non stiano neanche più a queste condizioni per curarsi, per cui io mi sono preso l'impegno per cercare di ritornare a una sanità più umana. Secondo lei che cosa bisognerebbe fare per arrivare a questo? Bisogna riprendersi un pochettino il cuore in mano e quella cosa molto particolare che si chiama buon senso del padre di famiglia. Se uno riprende in mano queste situazioni qua, che poi i nostri nonni ci insegnavano di utilizzarlo, basta pochissimo, basta, secondo me, spendendo anche molto meno e utilizzando le risorse che abbiamo nel modo migliore. Non dobbiamo inventare niente, hanno già inventato tutti gli altri, basta copiare dagli altri, dalle regioni molto più virtuose o da tante altre esperienze, quello che gli altri stanno facendo, ce l'hanno dimostrato tutti. Che la strada da percorrere è una sola, cercare di concentrare comunque le patologie, per cui fare dei gran ospedali da tutte le parti, ospedalini e ospedaletti, dove poi in fondo non c'è nient'altro che qualche medico, qualche infermiere, non dà niente di più al paziente. Cioè noi dobbiamo pensare, copiare da quello che fanno gli altri, tutto qua. E che cosa succederà all'ospedale di Fano? Ma penso che non succeda niente, anzi io spero che l'ospedale di Fano, che come Pesaro, che è la provincia più importante che c'è nelle Marche, diventi sempre più, non potente, potenziato come termini che usano qua, che sia sempre più a portata di persona e che possa far fronte a tutte le richieste che le persone del territorio hanno per la loro salute. Cioè mica niente più, non dobbiamo mica fare i miracoli. Cioè noi chiediamo di fare tutto quello che poi fanno tutti gli altri ospedali, niente di più. Spiegando proprio ai nostri telespettatori quali sono i punti salienti da affrontare per appunto migliorare la situazione, quali sono? Dopo la trasmissione che abbiamo visto, sicuramente le liste d'attesa. Io ho visto in questi mesi, 6 o 7 mesi, spendere soldi stimolando i medici a fare delle aggiuntive, premetto che io e i miei della mia unità complessa le abbiamo rifiutati per principio e adesso ci troviamo dove ad esempio c'è forse una riduzione dell'attività delle sale operatorie perché mancano gli anestesisti. Cioè ci stiamo prendendo in giro? Perché gli anestesisti vanno via? Perché i medici vanno via? Ce lo chiediamo perché vanno via? Sono medici giovani che prendono su e vanno via per andare in altro ospedale, ma per quale motivo vanno via? Perché non ne possono più. Tra l'altro moltissimi vanno proprio addirittura all'estero. Vanno all'estero, sapete che abbiamo 28.000 medici italiani che sono all'estero. Queste persone hanno il diritto di poter esercitare la loro professione nella nostra terra, nella nostra nazione. La nostra nazione ci ha investito su di noi. Cioè, quando arriviamo al punto che siamo formati, prendiamo su e andiamo all'estero. È una cosa, insomma, orribile, ma non da parte del medico, della nazione evidentemente non hai messo in condizione tale queste persone da poter essere contente di fare la loro professione. Qual è la prima cosa che farebbe in caso di vittoria? Vediamo al momento, io adesso sinceramente ancora sicuramente cercherò di fare il possibile per migliorare ad esempio la situazione del pronto soccorso se posso, perché quella lì è la prima cosa, insomma, è molto importante, è il primo accesso che una paziente che arriva dall'esterno e ha bisogno urgentemente di qualche trattamento va al pronto soccorso, per cui insomma questa è la prima cosa importantissima. E poi l'altra cosa sicuramente le liste d'attesa, questo non ci piove, cioè non è possibile che una signora chiami e non riesca ad avere un appuntamento per fare un'ecografia e una mammografia. Non dico dopo 3 anni, neanche dopo 3 anni, cioè non è possibile, è indecente, questo vuol dire che è un sistema sanitario nazionale che non funziona. Poi le soluzioni secondo me si possono trovare, però non possiamo allargare le braccia o se no chiudere le liste d'attesa, non si può,
c'è una legge costituzionale che lo prevede, non capisco perché siamo arrivati a questo estremo. Io l'ho scoperto casualmente con la trasmissione che avete visto anche voi fuori dal coro, e le dico sinceramente, quando ho visto casualmente, perché mia figlia aveva messo il canale, l'ospedale di Urbino e l'ospedale di Fano, io mi sono vergognato di lavorare qua. È stata presentata la lista dei vostri candidati, dei candidati del PD. Ci racconti queste persone? Beh, sono una bellissima squadra, una squadra eterogenea con 9 donne e 14 uomini, anche con molti giovani e con tante professionalità, e questa squadra si candida a guidare, insieme al candidato sindaco Fanesi, si candida a guidare la città per i prossimi 5 anni. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi 5 anni/10, perché il centrosinistra governa la città dal 2014 con il sindaco Seri. Il Partito Democratico è stato parte integrante della coalizione sia nel primo che nel secondo mandato, sono stati messi in campo 250 milioni di investimenti, una parte di questi sono in corso d'opera proprio in questo periodo, e dico anche ai fanesi, non lamentiamoci dei cantieri, perché i cantieri sono un disagio che dura qualche settimana, un mese e mezzo. E comunque anche dalle critiche poi si può ripartire per migliorare, no? Dalle critiche si può ripartire, ma quando il cantiere è finito poi l'opera rimane, come quando si tinteggia casa, no? Ci sono un po' di giorni, un po' di trambusto, poi la casa è più bella quando i lavori sono finiti. E quindi il lavoro fatto credo che sia un lavoro importante, fatto con generosità e con passione. Ci sono tante cose ancora importanti da fare, il Partito Democratico è saldamente al centro della coalizione di centrosinistra, siamo la coalizione di centrosinistra e vogliamo migliorare ancora di più la città dopo il lavoro che è stato fatto con passione, con generosità da parte degli amministratori che sono stati in giunta, che sono stati al governo. Abbiamo un dovere, quello di chiedere al candidato sindaco del centrodestra, a Luca Serfilippi, che non voleva fare per nessun motivo il candidato sindaco, che cosa sta facendo la regione per la sanità, perché l'ospedale Santa Croce sta morendo. Gli stanno facendo fare giorno dopo giorno un passo indietro. Noi abbiamo bisogno di sapere qual è il futuro del Santa Croce, quanti posti letto, quali specialistiche, con quali operatori, con quali medici, perché i cittadini fanesi hanno il diritto di sapere dove potersi andare a curare e che il Santa Croce abbia le potenzialità e le specialistiche per dare le risposte dirette ai fanesi. In verità in questi anni il centrodestra ha governato, a Fano la sanità è peggiorata, le liste di attesa sono peggiorate, la gente va sempre di più fuori a curarsi, e c'è un dato oggettivo, perché è un dato ufficiale, che la gente sempre di più rinuncia a curarsi. Vogliamo migliorare la città, vogliamo farla più bella, più attrattiva, la cultura, le opere pubbliche, i servizi su cui è stato investito tanto, il palazzetto dello sport che deve essere un luogo sia per la cultura ma anche per la congressistica. Vogliamo fare l'arretramento della ferrovia, lasciando l'attuale ferrovia ad un percorso di mobilità sostenibile, pedonale, dove ci possa andare a passeggio o in bicicletta. Ecco, sono tante le cose che siamo in grado di poter fare nei prossimi anni. Credo che i cittadini fanesi daranno fiducia al Partito Democratico, al centro-sinistra, ma in particolare al nostro candidato sindaco, che è Cristian Fanesi. Tanti giovani anche tra i candidati, e l'importanza di avere progetti per i giovani. Beh, chiaro che i progetti per i giovani devono essere tanti, significa avere per loro degli spazi dove poter trascorrere il proprio tempo. Ci sono delle modernità che giorno dopo giorno stanno evolvendo, come l'intelligenza artificiale, che è un tema talmente importante su cui magari gli adulti o gli anziani fanno più fatica ad avvicinarsi, ma i giovani sono sicuramente dentro e sono all'avanguardia. Questo credo che sia importante, quindi spazi per i giovani, le community hub che possano essere luoghi di incontro, ma anche opportunità di divertimento, quel divertimento sano, non trasgressivo, che tanti giovani sanno fare, perché a Fano ci sono tantissimi bravi ragazzi. Considerazione su questi candidati.
una lista del PD della quale sono orgogliosa, sia di farne parte, ma anche perché è composta da persone che veramente rappresentano l'azione politica che in questi anni abbiamo portato avanti come centrosinistra e come Partito Democratico. Professionismi, espressioni dei territori, espressioni delle tematiche che abbiamo seguito, una per tutti la sanità, sulla quale stiamo a presidiare e a battere i pugni sul tavolo cercando di porre chiarezza e di tirare fuori degli elementi di verità che il centrodestra sta continuando a dissimulare, rappresentazione dei territori del centro storico, abbiamo insomma il presidente del comitato del centro storico, abbiamo personale OSS sanitario, abbiamo poi dei giovani, tanti giovani che non hanno solo in mente le feste ma hanno voglia di fare politica, di parlare delle questioni, delle tematiche da protagonisti. Abbiamo poi comunque espressioni di professionismo di tutti i tipi e questo è sintomo di una lista forte, capace di rappresentare e di parlare alla città. Se domani vincerete, che cosa è la prima cosa che farete? Innanzitutto voglio ricordare che la partita è aperta, assolutamente aperta. Noi ci siamo un po' così dilungati sulle primarie, centrodestra ha iniziato e forse anche già finito la campagna elettorale, noi stiamo tirando fuori adesso le persone, le tematiche, i presidi, le azioni nel territorio da qui all'8 giugno, per cui da oggi campagna elettorale forte a reclamare ancora la volontà di governare e di farlo con un sindaco che finalmente è espressione del Partito Democratico. Abbiamo molte cose da fare in continuità, alcune in parte in continuità con i percorsi che abbiamo già messo in piedi. Io personalmente ho avuto modo di seguire diverse tematiche, come sapete, in questi anni e quella del patrimonio è una insomma dalle quali abbiamo avuto maggiori soddisfazioni con l'ottenimento del Manfrini, che diventerà il museo della marineria oltre che ospitare l'auditorium del mare, ma anche con il procedimento in corso che sappiamo insomma ha già avuto informalmente un buon esito e di cui comunque attendiamo a giorni il parere da parte del Ministero per il trasferimento di una parte del bene. Quindi potremo cominciare veramente a ragionare su questa importantissima struttura, realtà urbanistico-architettonica, tanto cara ai fanesi, sulla quale veramente abbiamo combattuto tanto con progetti diversi per una sua rifunzionalizzazione. Siamo con i candidati più giovani della lista del PD. Quanto è importante che i giovani vengano ascoltati? Allora, per noi è fondamentale però che non si parli di giovani ma con noi giovani, e spesso veniamo interpellati ma mai veniamo coinvolti, e quando parliamo di giovani non parliamo solo di feste ma parliamo di istruzione, parliamo di lavoro dignitoso, parliamo di cultura, di salute mentale, e quindi vorremmo noi essere il canale, la voce di tutte quei ragazzi e quelle ragazze. Che cosa ti ha spinto a candidarti? Sei giovanissimo, quanti anni hai? 20? Ho 20 anni, ho da sempre intraprendo comunque un percorso politico, ho iniziato giustamente a Fano, da Fano Città di Bambina all'elementare, l'anno scorso sono stato rappresentante di istituto al liceo Torelli, e penso che il Partito Democratico è l'unica lista che appunto può valorizzare i giovani, come già diceva anche Erika, i giovani che non sono solo interessati alle feste, noi giovani siamo interessati a poter condurre una vita autonoma, se gli parla nel programma di il diritto alla casa, quindi di riuscire ad uscire dalle nostre famiglie, intraprendere una vita individuale, e specialmente siamo un programma appunto con i giovani, noi vogliamo portare avanti le istanze di noi ragazzi e cercare di costruire una città fruibile per tutti. Se vincerete le amministrative e tu potessi decidere la prima cosa da migliorare a Fano? Oddio, è una domanda molto difficile. La prima cosa, creare degli spazi, perché noi giovani abbiamo bisogno di spazi in cui ci sia aggregazione, in cui ci possiamo confrontare, quindi ci sia dibattito. Vittoria alle primarie, si corre per le amministrative.
vittorie alle amministrative, solo bisogna aspettare l'8-9 giugno. A parte gli scherzi, ovviamente la squadra che abbiamo messo in piedi è una squadra variegata. Alcuni candidati sono diversi tra loro, è ovvio, ma sono complementari e coprono una serie di mondi e danno rappresentanza a una serie di persone anche diverse tra loro, ma tutte che condividono, diciamo, il nostro sguardo sul futuro rispetto alla città di Fano. La lista del PD è una lista ovviamente importante, rappresenta la forza principale del centro-sinistra e la nostra coalizione, appunto, di centro-sinistra ha l'obiettivo chiaro di giocarsi queste prossime elezioni contro il candidato di destra. E dunque, ovviamente, sono veramente contento di avere tutti questi candidati, alla fine saranno un centinaio, che appunto sommano qualità, esperienza, oggi candidati anche che non avrei mai immaginato potessero candidarsi per portare il loro contributo e il loro punto di vista in una battaglia politica molto importante, intensa, breve, ma che darà, sono sicuro, tante soddisfazioni al centro-sinistra di Fano. D'altra parte, tante cose dobbiamo fare, molte cose abbiamo già fatto. Abbiamo avviato un percorso che ha fatto crescere Fano in questi 10 anni, ce lo dicono tutti. I cantieri aperti per qualcuno possono rappresentare un disagio, ma sono il segno di come noi abbiamo lavorato in questi anni, senza preoccuparci delle scadenze elettorali, ma per il bene della città. E questo credo che, secondo me, sia il punto principale da cui partire. E poi abbiamo una visione chiara del futuro e su alcuni temi come sanità, infrastrutture e appunto il lavoro, che in questa città è molto importante, l'occupazione, le imprese, abbiamo dei progetti forti. Sulle infrastrutture pensiamo allo spostamento della ferrovia, sulla sanità, la difesa della sanità pubblica e la difesa delle tantissime professionalità che già gravitano intorno all'ospedale di Fano e che non devono andare via, anzi devono ritrovare l'entusiasmo di mettersi a disposizione di questa comunità bellissima che ha tanto bisogno anche di servizi di qualità. E poi c'è il tema del lavoro, il mondo dell'impresa su cui si basa l'economia fanese, insieme anche ad altri settori come il turismo, la pesca, eccetera. Ma l'impresa, l'industria manifatturiera è una questione, sono, diciamo, settori trainanti molto importanti. C'è il polo dell'ingegneria, c'è l'industria metalmeccanica, che sono fiore all'occhiello di questa comunità. Imprenditori capaci, seri, lavoratori, impiegati, professionisti davvero importanti per far continuare a crescere Fano e tutta la sua comunità. Quanto è importante ascoltare i cittadini e in che modo poterlo fare? Allora, noi dovremmo, e forse ci è mancato in questi anni per motivi diversi, compreso il Covid, istituzionalizzare un rapporto più stretto con i cittadini. Istituzionalizzare, per noi non è che non ascoltiamo già i cittadini, i comitati, i rappresentanti dei quartieri, però dobbiamo puntare sulle associazioni, dobbiamo rinnovare quel patto che già abbiamo fatto 10 anni fa con la giunta Seri, di confronto costante e coerente con le associazioni, cercando di ascoltare le loro esigenze, cercando di dare realizzazione ai loro sogni, che non sono sogni personali, ma sono sogni comunitari. Quindi questo rapporto con le associazioni, col mondo del volontariato, c'è ora e ci sarà anche dopo, e questo vuol dire anche agevolare le iniziative dei quartieri, piccoli o grandi che siano, perché sono la base sociale su cui il centro-sinistra basa, diciamo, la propria vittoria. Quali sono i progetti in caso di vittoria per il sociale? Beh, io credo che il centro-sinistra a guida PD dovrà continuare sulla strada che abbiamo intrapreso in questi ultimi 5 anni, ma ci voglio mettere anche in questi ultimi 10 anni, perché la spesa sociale è quasi duplicata, perché siamo passati, 10 anni fa era di circa 7 milioni, siamo passati a 12 milioni alla fine del 2023, quindi questo è un segnale importante, ma soprattutto all'interno di questo dato c'è una forte, maggiore, incrementata spesa per quello che riguarda i servizi, i progetti, le attività dell'ambito sociale. Ecco, il Partito Democratico e quindi tutto il centro-sinistra che candida a sindaco Cristian Fanesi dovrebbe portare avanti ancora questo progetto di apertura al territorio.
lo slogan di Christian nelle primarie era visione coraggiosa, ecco, una visione aperta al territorio per cercare di fare in modo che Fano sempre di più sia leader, perché riconosciuta da tutti gli altri, perché fa crescere il benessere sociale di tutto il territorio con servizi sempre più capillari, sempre più diffusi e sempre più accessibili. In caso di vittoria, qual è il primo progetto del PD? Io mi sono sempre occupata, anche nella precedente consigliatura, quando ero assessore, attività produttive, patrimonio, uffici, diciamo servizi finanziari. Io darei molto sviluppo alle attività economiche, perché penso creare lavoro, sviluppo nel territorio economico nella nostra città è molto importante. Ed è importante per creare lavoro per i giovani, per dare la possibilità ai giovani di fermarsi anche nella nostra città. Perché vedere fuggire tanti ragazzi in gamba e farceli portare via in altre città, in altre regioni, mi sembra non una cosa bella. Quindi, anche perché non è facile l'inserimento nel mondo del lavoro, anche quando si sta tanti anni fuori si vuole tornare. Esatto, perché vedo tante ragazze che poi vanno fuori e cercano di ritornare nella nostra città, fanno molto in fatica a inserirsi. Quindi creare con delle sinergie col mondo anche degli imprenditori per vedere di tenere qua qui ragazzi, perché abbiamo tante realtà economiche importanti che sono anche all'avanguardia nel mondo, nell'Europa, nel mondo, e quindi avere queste freschezze qui da noi penso un valore aggiunto per la nostra città. Quindi uno sviluppo economico molto importante, molto sostenibile per creare lavoro, perché io sono convinta che creare dei lavori sostenibili dà dignità alle persone, dà dignità all'uomo. In che modo pensa di poter attuare questo progetto? Ma ci sono adesso tante sinergie da fare col mondo degli imprenditori, mi viene da pensare anche un mondo di welfare con le donne, con l'imprenditoria femminile, perché anche in questo campo molte donne non riescono a portare avanti il loro lavoro, perché tanto sono quelle che curano la famiglia. Se vogliono crearsi un futuro, vogliono farsi una famiglia, devono far coincidere sia il lavoro che la famiglia, quindi è molto difficile. Quindi un welfare con le imprese che ci sostengono è una cosa molto, secondo me molto, molto importante.